Che il Signore abbia pietà di noi, di tutti noi. Tutti siamo colpevoli. Papa Francesco ha appena saputo dai giornalisti al seguito della strage di Bucha e nella conferenza stampa ad alta quota, durante il breve volo che lo riporta a Roma dopo la 2 giorni maltese, risponde alle domande sulla guerra in Ucraina, costantemente sullo sfondo del suo 36° viaggio apostolico. La guerra è una crudeltà, è una cosa inumana e va contro lo spirito umano, non dico cristiano, umano. Lo spirito di Caino, che si dice che va lì, no? Io sono disposto a fare tutto quello che si possa fare. Oltre all'incessante lavoro diplomatico della Santa Sede, portato al limite, rivela il Pontefice, la possibile visita a Kiev, eventualità su cui proprio Papa Francesco aveva detto di star lavorando. E io ho detto è sul tavolo, il piano è lì, come una delle proposte arrivate, ma non so se si potrà fare. Se è conveniente farla, e se farla sarà per meglio, o si conviene farla e devo farla. Francesco annuncia che si lavora ad un incontro con il patriarca ortodosso Kirill in Medio Oriente per imporre un nuovo schema di pace nelle relazioni. Poi il tema migranti, centrale nella visita a Malta. Così come l'Europa sta facendo con tanta generosità il posto agli ucraini che bussano la porta, così anche alle altre che vengono dal Mediterraneo. No? Un Papa stanco e visibilmente claudicante non si è sottratto neanche alle curiosità sulla sua salute. Ma la mia salute è un po' capricciosa, perché ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di ambulanza, di camminare, no? È un po' fastidiosa, ma va migliorando.